Penso che questa sia la cosa più importante che deve accadere nelle nostre menti. È qualcosa che dobbiamo nutrire. Semplicemente non ci sono altri modi per farlo. È la nostra fonte, è la vita che c'è, che ci crea come siamo. Dunque, la Terra è una risorsa finita, è soggetta a una pressione crescente in tutto il mondo e ne abbiamo parlato, l'urbanizzazione, lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche l'aumento del cibo, dei mangimi, produzione di fibre, produzione di carburante. Quindi quali pensi siano alcuni dei grandi punti di svolta a livello globale per prevenire il nostro crescente bisogno di terra, che è una risorsa finita? Penso che la cosa più importante è che nella nostra consapevolezza, invece di riferirci al suolo e alla terra come risorsa, dobbiamo riferirci ad essa come la nostra fonte. Questo è molto, molto importante. Tutti noi siamo stati nutriti dal seno di nostra madre. La chiamiamo una risorsa o la nostra fonte? È la nostra fonte. Così in tutto il mondo, almeno nelle società orientali, anche oggi, ci riferiamo al suolo come madre. Perché la parola madre non significa biologica, la parola madre significa la nostra fonte. Diciamo una nave madre, una scheda madre, anche in elettronica, va bene? Perché quando qualcosa è una fonte, ci si riferisce a quella come una madre. Penso che questa sia la cosa più importante che deve accadere nelle nostre menti, nella nostra consapevolezza, che è la nostra fonte, non è la nostra risorsa. Non è qualcosa da sfruttare, è qualcosa che dobbiamo nutrire, perché la salute del suolo determinerà la salute della vita su questo pianeta. Semplicemente non ci sono altri modi per farlo, quindi riferirsi ad essa come risorsa ha causato questo. Perché, vedi, questo può sembrare molto una cosa campata in aria, ma sto dicendo che il modo in cui gli esseri umani pensano è il modo in cui agiscono, no? Il modo in cui tutti pensiamo e sentiamo è il modo in cui agiamo, è il modo in cui costruiamo le società intorno ad esso, il modo in cui costruiamo l'industria, il modo in cui costruiamo tutto è basato su come pensiamo e sentiamo dentro di noi. Quindi come pensiamo e sentiamo deve cambiare, che il suolo non è un materiale inerte che possiamo usare come risorsa, è la nostra fonte, è la vita che c'è, che ci crea come siamo. Oggi tutti voi sapete quasi il 60% del vostro corpo è vita microbica. Solo il 40% è la tua genetica parentale. Lo stavo dicendo a questa ragazzina che veniva a lamentarsi da me. Sadhguru, mia madre non me lo permette, voglio fare salva il suolo, mia madre non me lo permette. Le ho detto, semplicemente dille che lei è solo il 20%. Beh, c'è sicuramente un bisogno molto grande di aumentare la consapevolezza sul significato del suolo, perché è sicuramente un argomento che non ha ricevuto abbastanza attenzione. Anche il modo in cui stiamo perdendo suolo ad un ritmo molto rapido. Quindi, aumentando la consapevolezza del ruolo che il suolo sta giocando come sistema di supporto vitale per noi, come genere umano e per il resto del pianeta, è estremamente importante. Quindi spero che la vostra missione abbia molto successo nel mobilitare milioni di persone in tutto il mondo, per salvare il suolo e per creare più consapevolezza di ciò che dobbiamo fare per proteggerlo per noi e per le generazioni future.